Buonasera, benvenuti al nostro ciclo di trasmissioni che, come vedete, tratta sempre argomenti molto attuali legati al mondo dei giovani, la scuola, il lavoro, i giovani, l'occupazione. Sono un po' di puntate che portiamo avanti questo discorso, lo faremo anche per le prossime, sempre in collaborazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Genova. Come sempre accanto a me il Presidente del Collegio, ben arrivato, Presidente Piccinelli. Grazie, buonasera. Ben arrivato. Questa sera parliamo in generale di questi problemi con qualche spunto particolare che è nato anche dall'ultimo Salone dell'Orientamento, dalla ABCD, la formazione, i temi del rapporto fra scuola e lavoro. Ne parliamo con Pippo Rossetti, che è ospite nostro questa sera, ben arrivato, vicepresidente del Consiglio regionale. L'ultimo incontro che abbiamo avuto con te eri alla formazione. Assessore alla scuola, alla formazione. Scuola e formazione. Quindi hai migliorato o peggiorato? La mia vita personale è migliorata che non sono più assessore, quindi dormo la notte. E siamo in presenza di una buona scuola, una riforma anche contestata, ma che ha in sé importanti elementi di innovazione e di crescita, quindi abbiamo buone speranze che il sistema dell'istruzione e della formazione cresca. Sempre di più si è consapevoli che aziende, scuole, formazione professionale non solo si parlino, ed è già molto, ma si integrino. Certo. Quindi, tu hai fatto 5 anni con questo? 5 anni, sì. Adesso sei all'opposizione. Adesso sono all'opposizione, chi sbaglia paga, perde, e il vicepresidente del Consiglio è un incarico a tutela della minoranza dentro il Consiglio. E no, direi che non critico per criticare, che l'opposizione debba aiutare, osservare, giudicare, anche criticare, ma sostenere le cose buone che si possono fare. Va bene, accanto a Rossetti un preside che è preside dell'Istituto Tecnico Statale di Chiavari, che è Giacomo Costa, ben arrivato preside. Buonasera. Non si chiamano più presidi, vero? No, dirigenti scolastici. Ma vedo che adesso si torna al vecchio termine presidi e devo dire che ci fa più piacere. Eh sì, perché visto che parliamo di livelli professionali, per esempio, c'è anche un grande rammarico che la parola geometra sia scomparsa, caro Presidente. Cioè ormai c'è scomparsa, no? Beh, insomma, sostituita, tecnico dell'ambiente, costruzione ambiente, tecnico del territorio. È un po' come appunto la parola preside, insomma, che aveva un suo fascino. Sì, è così, sì. No? E poi il nostro collega Francesco Margiocco, ciao. Ciao, Francesco, buonasera. Che sulle colonne del Secolo si occupa ovviamente di problemi di economia, ma anche in particolare anche di scuola, di lavoro, di giovani, eccetera. Puoi fare tutte le domande che vuoi. Grazie. Che ti interessano, so che sei molto curioso dal punto di vista giornalistico anche su questi argomenti. Allora, no, dicevo, volevo iniziare proprio con Rossetti, insomma, cioè il passaggio dai 5 anni di formazione adesso alla opposizione, però hai la sensazione che quello che avete costruito voi prosegue? Perché normalmente quando cambiano i colori, cambiano anche le impostazioni, cambiano anche le idee, cambiano anche, no, le iniziative, non so. Ma, sensazione è che la nuova giunta sia ancora in una fase di approfondimento e conoscenza. Ho letto questo atto di indirizzo sullo sviluppo della nostra regione. Si fa riferimento ad alcuni elementi che sono contenuti nella buona scuola di Renzi e quindi le cose che condividiamo noi le sosteniamo a prescindere da chi governa. E premialità per le aziende che sono disponibili a fare alternanza scuola-lavoro. Formazione professionale e scuola che parlano e collaborano con le aziende, una continuità di relazione tra le aziende e gli enti bilaterali, le associazioni di categoria per individuare i bisogni formativi e dare le risposte in formazione perché le persone abbiano, soprattutto i giovani, il bagaglio giusto per poi inserirsi sul mercato del lavoro. Mi pare che ci sia una tendenza a, come dire, fare poi un po' di tutto un erbo un fascio quando ci si dice
ma la formazione va valutata per gli esiti di lavoro. L'esito del lavoro è un criterio fondamentale di valutazione. Abbiamo però attivato, e speriamo sia colta questa opportunità, ad esempio i percorsi in formazione professionale in età d'obbligo per i ragazzi che prevalentemente prima dei 17 e dei 16 anni sono nella dispersione scolastica, nell'abbandono. Allora è chiaro che una formazione in quella età non è rivolta solo al fatto di darti un titolo di studio possibilmente utile, ma è anche evidentemente una funzione sociale che la scuola, soprattutto in età d'obbligo, ha e bisogna che continui a dare. C'era Margiocco che sull'abbandono aveva qualche curiosità, no? Sull'abbandono scolastico. Nel senso che so che l'abbandono scolastico è un problema, oltre che nazionale, senz'altro anche ligure. Cioè c'è un notevole numero di giovani che lasciano la scuola, in particolare gli istituti professionali e tecnici. E niente, la curiosità è capire gli effetti della politica che tu hai guidato per 5 anni, e i risultati di questi corsi che voi avete messo in piedi per raccogliere tutti questi abbandoni scolastici. Perché gli abbandoni come si determinano, insomma, tratto? È una situazione complicata. Evidentemente c'è una carenza nazionale di politica di orientamento, e quindi se sbagli scuola inevitabilmente alzi il rischio poi di abbandonare. E poi noi abbiamo un'idea delle scuole molto settoriale, per cui è difficile in Italia trovare un polo scolastico che sotto lo stesso titolo, con la stessa maglietta della scuola, abbia dei licei, dei tecnici e dei professionali. Se ti iscrivi a un liceo scientifico e a dicembre del primo anno si vede che hai delle grosse difficoltà, è molto più facile spostarti di classe insieme alla famiglia e andare in una scuola a te più confacente, magari tecnica. Così come un ragazzo delle tecniche magari si vede subito che invece avrebbe una vocazione più intellettuale, più da liceo, piuttosto che farti finire in quella scuola o interrompere l'anno in quella scuola e spostarti in un'altra scuola. Negli altri sistemi europei questo è più facile. Sugli esiti del contrasto noi abbiamo sicuramente, per i dati che rilevabbiamo, i corsi triennali sono circa 1600 ragazzi, iniziano a iscriversi anche fino a 17 anni, fanno 3 anni, prendono un titolo di studio, possono riprendere i 5 anni e quindi arrivare alla maturità, oppure possono rivolgersi al mercato del lavoro. A volte si fa un quarto anno per ulteriormente potenziare il diploma che hanno preso. Questo tipo di percorso ha dato un ottimo esito dal punto di vista innanzitutto sociale. Questi ragazzi dove sarebbero? Quando mi dicono ma il percorso di falegnameria è un percorso a basso esito occupazionale oggi, ma quando vai a dare i diplomi ai ragazzi che hanno fatto questo percorso ti accorgi che spesso sono ragazzi magari di genitori immigrati nati qui, che hanno 15-16 anni di esperienza qui, di vita, e che spesso non sarebbero i bulli, ma anche quelli, come dire, vittima dei bulli. Fanno 3 anni di scuola, stanno con gli adulti, frequentano aziende, si prendono un pezzo di carta. Alcuni esiti arrivano al 50-60% di occupazione. Certo, oggi è più facile lavorare nell'ambito del turismo magari che nella metalmeccanica. Però poi noi abbiamo anche bisogno dell'elettronica, degli elettricisti, della metacronica, cioè non possiamo non costruire competenze di questo tipo. Poi avevamo fatto delle sperimentazioni di cui io non ho esito e mi auguro che l'assessore e l'assessorato ci dicano com'è andata per capire dove andare. Abbiamo fatto nelle professionali, perché l'abbandono delle professionali nasce dal fatto che se non vai bene a scuola e non ami la scuola, poi alla fine finisci lì. C'è questa cultura della scuola professionale di serie B. E poi chi non regge nemmeno la serie B, allora poi esce. Vedo che sei molto appassionato lì, ancora a questi anni. Beh, sono appassionato, perché i due figli ormai sono all'università, però il 12% dei ragazzi in età d'obbligo
ieri mattina, stamattina, domattina non vanno a scuola in Liguria, eh? È un esercito. Tu chiudi gli occhi e ti dici una classe da 25, il 12% con banchi vuoti, è un numero pazzesco. Quando noi parliamo di sviluppo, di civiltà, parliamo di socialità, parliamo di economia, pensiamo che questo abbandono non interferisca sulla scarsa capacità produttiva del paese rispetto ad altri paesi. Quindi mi accaloro, perché poi sono ragazzi, e ti chiedi, ma se non sono a scuola dove stanno? Noi avevamo fatto, vado in sintesi, due sperimentazioni. Lavorare con i ragazzi fuori attraverso il terzo settore. Cosa diciamo a questi ragazzi? Gli diamo di nuovo delle opportunità? Facciamo un recupero? Le stessi enti di terzo settore con le scuole, dove abbiamo dato risorse perché si facesse prevenzione, perché gli insegnanti, i genitori, i compagni lo sanno che è a rischio. E allora noi dobbiamo mettere un vaccino contro l'abbandono, lì bisogna fare delle iniezioni di investimento, di progetti individuali. Posso raccontare una storia? Abbiamo ancora tre quarti d'ora, il tempo. Sì. È molto interessante Malgioco quello che sta dicendo. Volevo però chiedere al preside a Chiavari cosa succede a Chiavari con questo istituto. Voi avete un istituto tecnico, quindi escono geometri. Sì. Chi esce? Allora, chi esce adesso dopo il riordino dei quadri, dei cicli della cosiddetta riforma Gelmini, ha un diploma in costruzione ambiente e territorio. Ecco. Che sarebbe il vecchio geometra. Sì, anche se su questo foglio di carta la parola geometra non esiste più. Non esiste. Questo è molto importante, perché per arrivare poi invece a conseguire il titolo di geometra bisogna fare l'esame di abilitazione alla professione, che per esempio in questi giorni si sta tenendo qui a Genova. Disorienta un po' le famiglie, perché tradizionalmente si continua a pensare a corso per ragionieri, corso per geometri, corso per perito industriale, i vecchi corsi. In realtà non ci sono più. E frequentando via via nel corso degli anni i ragazzi si accorgono che sono cambiate anche le materie, la distribuzione degli orari, i bienni sono diventati omnicomprensivi. Prevalgono in maniera schiacciante materie comuni. Per dare un confronto semplice, ci sono nel corso degli istituti tecnici più ore di materie matematico-scientifiche di un liceo scientifico. E quindi quel passaggio di cui parlava prima l'assessore, l'ex assessore, mi scusi, l'abitudine, è oggi molto difficile, perché passare da un liceo scientifico a un istituto tecnico può essere anche più complicato di quello che si possa pensare. Ma voi ce l'avete quindi con la riforma Gelmini, insomma, diciamo la verità. Adesso guardate, poi parleremo, perché ho visto, volevamo parlare di un grosso servizio che è uscito sul Corriere della Sera, dove invece parla del ritorno del geometra, però dice che i geometri ce l'hanno con la riforma Gelmini, che ha tolto la parola stessa della professione dal sistema scolastico, quindi l'ha proprio estirpata, insomma. Ecco. La riforma Gelmini aveva l'obiettivo di semplificare il sistema dei corsi scolastici, perché ormai erano diventati talmente numerosi che non si sapeva più come fare. E in questo tentativo ci sono state delle cose fatte correttamente, delle altre magari che non sono riuscite bene. Un ripensamento forse sarebbe opportuno. Sarebbe opportuno. Va bene, fermiamoci un attimo per la nostra reclama e poi riprendiamo su questo tema, sicuramente di grande interesse, la reclama.
Allora riprendiamo, stiamo chiacchierando di scuola, di lavoro, di giovani. Ecco, dopo le prime spolverate di riflessioni che abbiamo fatto, Presidente, come vuoi aggiungere, vuoi completare? Perché sul tema dell'orientamento, se ho ben capito da queste prime cose, il punto cruciale è anche quello, insomma. Io ascolto molto interessato perché ovviamente la scuola è un mondo che, se per loro è complicato, che operano e hanno operato, comunque per quanto mi riguarda lo è ancora di più, perché lo vivo soltanto settorialmente, per cui vedo, riesco in qualche modo ad orientarmi cercando di capire quali sono i metodi, le strade, ma sono distante anni luce, per cui ho soltanto una modestissima visione, che è la visione mia da tecnico e per quello che è la scuola. Sul discorso dell'abbandono, noi cerchiamo, proprio in ragione di questo sentore, vediamo di portare i ragazzi appena diplomati o appena iscritti all'albo negli istituti tecnici a parlare con i ragazzi che frequentano il primo anno, per cercare di fare un po' di accompagnamento, perché anche durante il primo anno vediamo che ci sono tanti ragazzi che hanno intrapreso ad esempio questo percorso e dopo il primo anno mollano perché ritengono di aver sbagliato. Allora, per conto nostro, cercare di aiutarli con dei ragazzi che hanno già vissuto la loro storia, il loro percorso, e in qualche modo gli vanno a portare delle testimonianze, quelle che sono state le difficoltà che anche loro hanno incontrato, può aiutare, come dire, a accompagnare i ragazzi a una decisione meno di pancia e più di testa. Ecco, però effettivamente è molto, molto